Castellammare, di qua mi smaltiti illegalmente, blitz della polizia con l'esecuzione di 7 arresti. Palermo, contrabbando di sigarette, ennesimo maxi sequestro eseguito dalle fiamme gialle. Palermo, dopo gli incendi e il gran caldo, il governo regionale ha dichiarato lo stato di crisi in Sicilia. Trapani, giovane di 16 anni, sorpreso in possesso di crack e hashish, i carabinieri lo arrestano. Economia via libera al comitato di sorveglianza e la riprogrammazione dei fondi europei per la Sicilia. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. Operazione della polizia tra Trapani e Palermo. Sono state eseguite 7 misure cautelari. Particolari nel servizio. Blitz della polizia tra le province di Trapani e Palermo, denominato Spurgo Low Cost. Gli agenti della squadra mobile di Trapani e del commissariato di Castellammare del Golfo, con il supporto della Guardia di Finanza di Alcamo, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Palermo. Una persona è finita in carcere, mentre altre 6 sono state sottoposte agli arresti domiciliari. L'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'illecito smaltimento di rifiuti e inquinamento ambientale. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, una società che si occupa di gestione di liquami e rifiuti con l'utilizzo di autospurghi avrebbe sistematicamente attuato procedure illecite di smaltimento. La ditta avrebbe sversato nei tombini contenuti delle fosse IMOF di abitazioni private, esercizi commerciali o lidi balneari, liquami e rifiuti che sarebbero poi finiti nella condotta fognaria e conseguentemente in mare in assenza di un idoneo impianto di depurazione funzionante. Lo smaltimento illecito provocava la frequente avaria o persino la rottura delle pompe di sollevamento ubicate in alcuni tombini. Proprio per risolvere il malfunzionamento dei dispositivi, il comune castellammarese era costretto poi ad incaricare la stessa società per intervenire e aggiustare le avarie, subendo di fatto delle truffe. Tra gli indagati anche il titolare di uno studio di biologia che avrebbe favorito sistematicamente la società incaricata degli smaltimenti. Comportamenti illeciti sarebbero stati posti in essere anche da 2 lavoratori presso la discarica del comune di Camporreale, con lo sversamento di percolati nei terreni limitrofi all'area adibita a discarica. L'ordinanza cautelare ha portato infine al sequestro della società e dell'intero compendio aziendale e alla nomina di un amministratore giudiziario. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando, i particolari nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di sigarette di contrabbando trovate all'interno di un camion e di un furgone sottoposti a controllo a Palermo. L'ispezione dei mezzi eseguita dai finanzieri ha permesso di trovare complessivamente 18.000 stecche di sigarette di contrabbando sottoposte a sequestro, impedendone l'immissione sul mercato nero della città, che avrebbe fruttato ricavi per 800.000 euro circa. I 2 conducenti dei mezzi di nazionalità italiana sono stati arrestati in flagranza di reato con l'accusa di contrabbando e accompagnati presso il carcere Pagliarelli di Palermo. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto, disponendo per uno dei 2 l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere e per l'altro la misura degli arresti domiciliari. Controlli a Trapani, da parte dei carabinieri è stato arrestato un 16enne in servizio. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato un minorenne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, un 16enne, è stato sorpreso dai militari dell'arma mentre confezionava dosi di droga dentro la caldaia di un immobile. L'arresto è scattato durante i controlli eseguiti dai carabinieri su persone sottoposte a misure cautelari. Il 16enne
16enne è stato trovato con 30 grammi di crack, 25 grammi di hashish e 700 euro in banconote di vario taglio. Per il ragazzo quindi è scattato l'arresto e la droga è stata sequestrata. Dopo le formalità di rito, il minore è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza Morvillo di Palermo. Una donna di 45 anni è stata soccorsa ieri pomeriggio ad Alcamo Marina da un carabiniere in servizio a Riano che si trovava in vacanza. Sul posto era giunto anche un equipaggio della Guardia Costiera che non riusciva però ad avvicinarsi per soccorrere la donna. Il carabiniere è intervenuto assieme a un bagnino. Dopo aver afferrato un salvagente con una lunga cima si è tuffato senza pensarci due volte dirigendosi verso la 45enne che stremata si trovava in balia delle onde aggrappata ad una boa. Nel frattempo sono giunti sul posto anche dei poliziotti che assieme al militare sono riusciti poi a portare in salvo la donna. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Parliamo degli incendi che hanno colpito la Sicilia. Il governo siciliano ha dichiarato lo stato di crisi chiedendo al contempo al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l'eccezionale ondata di calore in Sicilia. La decisione è stata presa nel corso di una seduta straordinaria della Giunta convocata appositamente dal Presidente della Regione Schifani a Palazzo Orléans. Secondo una primissima stima fatta dalla Protezione Civile Siciliana, i roghi che negli ultimi due giorni hanno devastato l'isola in oltre 100 comuni con picchi di 45-47 gradi hanno causato oltre 60 milioni di euro di danni. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo il report elaborato dal Corpo Forestale della Regione. I roghi in Sicilia sono stati 338 e un incendio ha colpito anche l'isola di Pantelleria. In seguito a quanto accaduto all'amministrazione comunale, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria ringraziano tutti coloro che hanno collaborato allo spegnimento del fuoco e che si sono prodigati per la tutela di cose e persone. Appare necessario ribadire l'urgenza di un immediato trasferimento di tutto il personale dei vigili del fuoco residente a Pantelleria, ma che si trova in servizio presso altri comandi, affinché possa essere assicurata un'immediata reperibilità al verificarsi di un'emergenza, si legge in una nota del Parco Nazionale. Un nuovo asse prioritario denominato SEFES con 360 milioni di euro per le piccole e medie imprese colpite dal caro energia e per le famiglie vulnerabili, 50 milioni per incrementare la dotazione del fondo di garanzia per il sostegno agli investimenti delle imprese siciliane e più altri 70 per finanziare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando finanziamento agevolato a tasso zero gestito dall'IRFIS. Sono alcune delle principali modifiche discusse ieri a Palermo dal Comitato di Sorveglianza del FES Sicilia 2014-2020 per condurre il programma operativo al traguardo di fine anno, salvaguardando tutte le risorse comunitarie messe a disposizione da Bruxelles. Sentiamo. Oggi abbiamo presentato assieme al direttore Falgares la riprogrammazione dei fondi comunitari. Oltre 4 miliardi di euro, di cui già c'è 2 miliardi 165 milioni di euro sono stati spesi e certificati. Secondo le indicazioni dei nostri dipartimenti, altro miliardo potrà essere speso da qui alla fine dell'anno. Abbiamo riaperto anche le linee
di pagamento della Regione, quindi accelereremo la spesa. Riteniamo in questi 5 mesi di poter attivare spesa per circa 200 milioni di euro al mese. In più rimarranno altro 1 miliardo circa di spesa. Questo 1 miliardo circa va riprogrammato. E come andrà riprogrammato? Metteremo in campo alcune misure. La più importante è la Safe FESR, cioè quella misura che mette in campo delle linee di accompagnamento alle categorie o alle famiglie in difficoltà. Immaginiamoci il caro bolletti che è stato causato dalla guerra ucraina, o immaginiamoci anche il caro materiale, il caro carburanti, oppure, e questo per quanto riguarda le imprese, ma anche per quanto riguarda le famiglie. Quindi un sostegno alle famiglie a cui andremo, come dire, a dare un contributo, abbiamo già dato dei contributi per l'aumento delle bollette dell'energia elettrica, allo stesso modo abbiamo fatto con le imprese. Alle stesse imprese, vorrei ricordare, abbiamo riattivato una misura di credito con l'IRPIS, circa 100 milioni di euro per dei prestiti, sino a 100.000 euro con un preammortamento di 2 anni e poi un rientro in 72 mesi. Significa che inizieranno a pagare la prima rata dopo 2 anni, al terzo anno, e pagheranno, rientreranno in 72 rate. Questo significa che sono tutte delle misure importanti che andiamo a mettere in campo, e lo abbiamo potuto fare anticipando queste risorse con i fondi FSC o con i fondi del POC, il piano operativo complementare, per poi appunto certificarli con i fondi comunitari. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Una unità operativa complessa per il servizio di oculistica all'ospedale Paolo Borsellino di Marsale, quanto ha assicurato il commissario straordinario dell'ASP trapanese Vincenzo Spera nel corso di un incontro a Trapani con il sindaco della città Massimo Grillo. Il nostro ospedale sarà dotato di una sala operatoria dedicata esclusivamente all'oculistica, evitando così spostamenti fuori provincia anche per un semplice intervento di catarratta, ha dichiarato il primo cittadino marsalese, che poi prosegue. Importante altresì che a dirigere l'unità sia il dottore Antonino Mauceri, vincitore di concorso e che proviene da Sciacca, luogo in cui si sono recati tanti marsalesi per problemi oculistici. Nel corso dell'incontro, piena condivisione inoltre tra Spera e Grillo sull'impegno a utilizzare i rispettivi fondi delle PNRR. Approda a Trapani la raccolta firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare della CISL nazionale, che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Domani dalle ore 10 sarà possibile firmare al banchetto della CISL Palermo-Trapani, che si troverà in viale Regione Margherita. Il testo prevede la partecipazione dei lavoratori in azienda in tutte le forme, gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva. 3 punti principali: quello relativo ai contratti collettivi, che possono prevedere su base volontaria l'accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa attraverso l'adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Adesso una nota di sport calcio. La società dell'USD Mazzara ha ingaggiato il centrocampista William David Arevalo, di nazionalità colombiana, classe 2002. Il calciatore era già stato in Italia lo scorso anno alla Bello, squadra di Serie D lucana, con cui si è allenato diversi mesi senza però poter essere tesserato per via di alcuni problemi burocratici. Il giocatore è stato voluto
fortemente dal mister Mazzarese Bennante, che lo scorso anno l'ha visto proprio all'opera durante gli allenamenti del Bello. Ed è tutto per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera alle 21.35 potrete seguire un nuovo appuntamento con lo speciale Televallo. Ospite in studio il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.